particolare a Sua Eccellenza il Prefetto di Siena e a tutte le altre autorità civili e militari presenti. Un grazie sentito al Direttore della Pinacoteca che in tempi record per la burocrazia in 3 giorni ci ha dato la statua di San Tommaso che è ritornata e che poi vedremo. Un grazie sincero al signor prefetto per aver voluto includere nei festeggiamenti la visita a questa Basilica di San Domenico. Festeggiamenti per i 77 anni della nostra Repubblica e ovviamente questa visita si colloca e ha la sua giustificazione nel fatto che la Basilica fa parte dei beni del fondo, dei edifici fondo culto dello Stato italiano e continua ad avere senz'altro un suo ruolo per lo sviluppo del territorio, ma ovviamente prima di tutto per le persone che hanno vissuto e vivono su questo territorio. E non è possibile cogliere questa funzione senza conoscere ciò che l'ha originato. Per questo motivo abbiamo pensato, per organizzare questo momento, di premettere alla presentazione della Basilica dal punto di vista architettonico e artistico 2 brevi illustrazioni del carisma domenicano e della spiritualità di Santa Caterina da Siena, che nella Cappella delle Volte di questa attuale Basilica si è formata ed è cresciuta spiritualmente grazie proprio alla predicazione dei figli di San Domenico. Sicuri che senza tali introduzioni, quanto ascolteremo e vedremo riguardo alla bellezza di questa Basilica e delle opere di arte che custodisce, risulteranno non pienamente comprensibili se non addirittura inspiegabili. I Domenicani arrivarono a Siena verso il 1217, accompagnati dal loro fondatore presso l'ospizio della Maddalena, nel vicino porta di San Maurizio. Qui si pone già una prima domanda. Perché Siena? Il criterio seguito da Maestro Domenico nell'aprire le prime comunità del suo ordine, recentemente riconosciuto dalla Chiesa, fu quello di privilegiare le città universitarie. Quindi abbiamo le fondazioni a Parigi e a Bologna. Perché le città universitarie? Perché è l'ambiente e il luogo privilegiato della ricerca e della trasmissione del sapere. E San Domenico aveva visto in questo uno strumento ideale per la predicazione, un strumento privilegiato. I medievali coltivavano nel loro continuo intento di coniugare la ragione con la fede, dove però nel coro delle scienze la teologia aveva uno stato privilegiato, in quanto permetteva l'acquisizione della vera e perenne sapienza, e non solo della conoscenza nozionistica, e questa si può avere solo alla luce della rivelazione. Anche se l'università a Siena, come tutti sappiamo, sarà fondata solo nel 1240, la vivacità economica di tipo mercantile e politica di questa ridente città della Toscana fecero intravedere a Domenico le molteplici sue potenzialità e per questo sicuramente la scelse come sede di una delle sue prime fondazioni dedicate alla missione di annunziare il Vangelo. Una piccola parentesi, come noi sappiamo nel 200 Siena esplode per le sue ricchezze grazie proprio all'economia mercantile, una Siena di Bellina dove soprattutto grazie alla monetazione capace di inserire le compagnie senesi in un circolo finanziario di livello internazionale dette vita alla Gran Tavola da parte di Orlando Monsignore, erede dell'anonima antica famiglia che assunse un'importanza di altissimo livello nella finanza. Quindi Siena come un punto nevralgico e Domenico colse questo aspetto. Solo nel 1225 i Domenicani ricevettero un terreno in donazione nella zona di Camporeggio da Fortebraccio Malavoglia.
e i lavori della costruzione iniziarono nel marzo 1225. Questo luogo e i frati che vissero qui ebbero varie vicissitudini. Tra l'altro, alla fine del XVIII secolo i domenicani furono espulsi perché non erano graditi al governo di allora, e per più di 100 anni vennero qui i benedettini cassinesi fino al 1912. I domenicani vi ritornano nel 1923 e solo nel 1924 la diocesi affida ai domenicani della congregazione di San Marco il culto di questa chiesa. Quindi fra questo anno e il 2025 ci saranno parecchi anniversari. Ottobre 2023, 100 anni dal ritorno dei domenicani a San Domenico. 22 agosto 2024, 100 anni dal legale affidamento della custodia della Basilica. Nel 2025, nel marzo, 800 anni dalla posa della prima pietra della Chiesa Vecchia, che sarebbe la navata centrale, perché sarà chiamata Chiesa Nuova il transetto, che verrà iniziato soltanto nel 1300, e nel 1467 avremo l'attuale struttura. Poi, l'8 luglio del 2025, saranno 100 anni dall'elevazione a Basilica grazie al decreto di Pio XI. Qualche flash veloce sulla vita di San Domenico per capire che cosa troviamo alle radici di questo luogo e di questa spiritualità. Domenico, dall'esperienza dell'amore di Dio al servizio della verità per le persone. A Bologna il 6 agosto 1221 cessava di vedere lo scenario di questo mondo e i suoi occhi si aprivano alla visione di quello che Benedetto XVI avrebbe chiamato l'incontro con colui che l'aveva afferrato e destinato a una missione che mai avrebbe immaginato. Dopo pochi anni, nel 1234, sarà canonizzato. Tutta la vita di Domenico, in un certo senso, potrebbe essere riassunta attraverso i tre verbi greci che esprimono le modalità e i livelli di profondità del vedere. Questo perché lui non è stato un visionario, ma un uomo che coglieva la realtà in quanto vedeva con gli occhi della ragione e della fede allo stesso tempo. Infatti, durante la sua vita, egli ha verificato, blepo, la situazione di profonda crisi in cui versavano le donne e gli uomini dei suoi tempi e della stessa Chiesa. Ha intravisto, teoreo, riflettendo e pregando, le cause di detta crisi nella confusione che dilagava a tutti i livelli, arrivando a confondere il vero con il falso, il bene con i suoi surrogati, il piacere e il benessere, ma solo nella fede e con fede ha visto, orato, i bisogni e le necessità delle persone che incontrava. Infatti Domenico, avendo fatto nella sua vita l'esperienza del risorto, non ha avuto paura di raccogliere le sfide del suo tempo, non si è arroccato e barricato di fronte al mondo e ai suoi errori e alle ingannevoli autoconvinzioni, ma è stato testimone umile, credente fedele e quindi credibile della verità, non come una vuota arida teoria, ma di quella somma verità, quel tutto in riferimento al quale solamente è possibile intravedere le ragioni di tutto il resto. Quindi Domenico non si è limitato a guardare, ma ha visto le attese delle persone con lo sguardo della fede, il solo che permette di vedere il reale al di là della sua verificabilità. Questa esperienza viva ha motivato la sua convinta e profonda compassione, il sentire con, per le persone che incontrava, specialmente sui sentieri e i crocicchi di quel cammino spesso irto e impervio che è la nostra vita umana. Questa attenzione particolare all'altro gli ha permesso di non limitarsi a incrociare le persone, ma a incontrarle. Già nel gesto di vendere i suoi beni, soprattutto le preziose pergamene
e soltanto l'intellettuale può capire quanto costa cedere i libri, in favore dei poveri, prime vittime della carestia a Palencia nel 1191, ci rivela il cuore di Domenico. Però il resto della sua vita ci dice che la forma tipica, ordinaria, della sua attenzione alle sorelle e ai fratelli del suo tempo sarà la carità della verità. Egli era cosciente che gli uomini, anche se non sempre se ne rendono conto, hanno bisogno della verità come dell'aria e del cibo, della verità che salva, della verità che si è rivelata nella pienezza dei tempi in Cristo. Perché la verità non è un lusso, non è l'hobby superfluo di gente sfaccendata, non è un soprammobile di abbellimento, non è stata la mania culturale del Medioevo, ormai fuori moda. La verità è ciò che consente all'uomo di realizzarsi come uomo, di non tradire la sua dignità e quella del prossimo, di raggiungere il proprio destino e sfuggire all'amarezza frustrante dell'insignificanza e della depressione che è causata spesso proprio dalla mancanza di senso della propria esistenza. La carità della verità è la verità della carità, è il messaggio di Domenico, il più alto e il più attuale di tutti, valido per tutti i tempi, in quanto è destinato a nutrire ciò che non perisce, ciò che è eterno. Verità e onestà che sono oggi forse come non mai spesso latitanti, iniziando proprio dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità, associazioni, raggruppamenti civili, religiosi ed ecclesiali. Questo però non deve rubarci la speranza, così come le circostanze caotiche del suo tempo non impedirono a Domenico di vivere e sperare contro ogni speranza. Proprio la verità coniugata alla carità verso il prossimo ha sempre portato Domenico a non guardare alle distanze che lo separavano da chi non la pensava o non si comportava come lui, che non aveva la stessa fede religiosa, ma a percorrerle per andare incontro all'altra, all'altro, senza attendere o pretendere che questi facesse il primo passo. Un altro flash sulla figura di San Domenico è il ruolo che ha avuto il Vescovo, successore degli Apostoli, all'origine della sua missione e del suo carisma, e la sua attenzione alla Chiesa e alla società locale, sentite come parti della Chiesa universale e dell'intera umanità. È proprio la piena e convinta comunione di questo figlio della Chiesa con il suo Vescovo ha portato a fondare un ordine religioso tra i più importanti. Infatti, non è stato forse sottolineato a sufficienza che non fu Domenico a prendere l'iniziativa di lasciare la cattedrale di Osma, un canonico è affezionato come i gatti al suo luogo, ma è stato chiamato dal suo vescovo a seguirlo nella sua missione in Danimarca. Successivamente Domenico arriva a Tolosa e anche qui si mette al servizio del vescovo Folco nell'annunzio della carità della verità. Quindi, coniugando gli avvenimenti, le circostanze, le persone con la fede, continuando così di fatto l'economia dell'incarnazione, Domenico fonderà però prima le monache e poi non degli specialisti della comunicazione, degli oratori, dei professori, ma l'ordine dei frati predicatori, persone che non si sono scelte, che vengono da culture diverse e umanamente non hanno molto in comune, ma sono stati chiamati da Dio e si sentono coinvolti come protagonisti nell'impegno ad annunziare il Vangelo. Domenico, gettandosi con entusiasmo nell'attuazione di questo progetto tutto apostolico ed episcopale, si ritrova al centro di una grande impresa che verrà da lui continuamente modellata e sviluppata, così come è stata modellata successivamente dai suoi frati. Morendo, Domenico maledisse, non vi scandalizzate, ma fu così, maledisse colui che avrebbe portato la proprietà privata e la proprietà comune nell'ordine, non quella privata che ovviamente con il voto non c'era.
Eppure il Papa Sisto IV nel 1475 impone ai Dominicani di accettare la proprietà comune, perché diceva che era più importante che studiassero e predicassero il Vangelo e non per andare a mendicare il pane che facevano per mangiare ogni giorno. Quindi proprio dalla comunione con il suo vescovo Domenico è stato stimolato a scoprire il carisma dello Spirito. Conclusione. San Domenico ha dato vita a una grande famiglia composta dai frati, dalle monache, dalle suore e dai laici, che come ogni famiglia ha avuto figure e momenti per cui elevare un sincero grazie a Dio. Tra i tanti ricordo per esempio, oltre che ovviamente San Tommaso e Santa Caterina da Siena, la scuola di Salamanca con la difesa dei diritti degli indios, il beato Giuseppe Girotti, morto da testimone della fede a Dachau il 1 aprile 1945, Giorgio Latila e il suo impegno per la pace e i poveri e tanti altri che è impossibile elencare. Morendo Domenico promise ai suoi figli: vi sarò di aiuto più dal cielo che dalla terra, il responsorio Ostem Miram, promessa della quale si può verificare la realizzazione attraverso la testimonianza di coloro che lo conobbero, il beato Reginaldo d'Orléans e il beato Giordano di Sassonia. Al primo, che era stato un famoso docente di diritto canonico all'Università di Parigi, prima di entrare nell'ordine, un giorno venne chiesto: per caso non provate qualche rimpianto, maestro, per aver preso quest'abito? E lui, abbassando la testa, rispose: io credo di non essermi fatto alcun merito vivendo in quest'ordine, perché gli ho trovato troppa gioia. Il secondo, che fu successore di San Domenico nella guida dell'ordine, in questi termini sintetizzò il carisma domenicano: vivere onestamente, imparare, insegnare. Dante definì Domenico l'atleta di Dio, ma allo stesso tempo egli fu, in un certo senso, passatemi il linguaggio, un buon allenatore nei confronti di coloro che lungo i secoli fecero proprio il carisma e il suo ministero attraverso la missione. San Tommaso e Santa Caterina da Siena tra tutti. San Tommaso, di cui quest'anno ricorrono i 700 anni dalla canonizzazione, il prossimo anno gli 800 anni dalla morte, ha infatti magistralmente riassunto il carisma e la missione dei Domenicani nel famoso Contemplare e Contemplata Alis Trave, dare agli altri le cose che si è prima di tutto contemplato. Egli ha vissuto in pienezza il carisma della carità della verità, facendone lo scopo della sua vita quale vero e proprio missionario della verità che libera. Con perseveranza si è impegnato a coniugare sempre la ragione con la fede, certo che esse sono come delle ali per arrivare alla verità e che questa, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo. Tutto con il fine di vivere la perfetta carità. Santa Caterina da Siena, 1347-1380, nel dialogo riporta invece ciò che il Signore le disse a proposito di Domenico: prese l'ufficio del Verbo Unigenito mio figliolo. Nel mondo pareva un apostolo, con tanta verità e lume seminava la parola mia, levando le tenebre e donando la luce. Egli fu un lume che io porsi al mondo per mezzo di Maria. Di questo ufficio e di questa missione apostolica, la Santa di Siena fu nella sua breve vita convinta testimone per il bene delle anime, ma anche dei corpi, delle persone che il Signore pose lungo il pellegrinaggio della sua breve vita e che lei, come San Domenico, non si limitò a incrociare le persone, ma le incontrò senza escludere alcuna, dalla mantellata ingrata con sorella Andrea, che la calunniava, fino ai papi Gregorio XI e Urbano VI. Per quanto qui sommariamente ricordato, possiamo prendere atto che il carisma domenicano non è stato sterile, e questo luogo ne è un'eloquente testimonianza. Quindi passo ora la parola al padre Alfredo, che ha dedicato
gli anni migliori della sua vita, sicuramente allo studio di Santa Caterina, per vent'anni, che ci presenterà, ci parlerà della spiritualità cateriniana, che in questa basilica, con la sua architettura e nelle opere d'arte che già conteneva, ha senz'altro avuto la sua culla, in quanto anche Caterina non si è limitata a guardare, ma ha cercato sempre e con perseveranza di vedere la realtà, possibilità che Santa Caterina come San Tommaso hanno realizzato solo nella fede e con la fede del Figlio di Dio che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Grazie. Grazie a Padre Bruno, buonasera a tutti voi. E tra le tante ricorrenze che ricordava il Padre Bruno, mi piace questa sera trattenere qui con voi, anche se molto sinteticamente, su Santa Caterina e la sua spiritualità, proprio in questo 31 maggio del 2023, perché come oggi, 500 anni fa, veniva canonizzato Sant'Antonino di Rozzi, arcivescovo di Firenze, che tanto ha fatto perché la figlia più illustre di San Domenico fosse canonizzata. Infatti lui poverino non era la canonizzazione, ma tanto fece attraverso la sua presenza a Firenze e a Roma nei confronti dei papi, perché Caterina da Siena venisse riconosciuta come santa. Era il 31 maggio 1523. Quindi 500 anni fa Sant'Antonino veniva appunto canonizzato, diventava anche egli santo, e oggi a Firenze fanno una bella manifestazione anche nel nostro convento di San Marco. Santa Caterina ricevette da Dio molti doni, ma è fuori ogni dubbio che il più grande di tutti fu la perfezione della fede. Fin dall'infanzia tenne lo sguardo fisso, come direbbe lei, l'occhio per l'intelletto su due grandi verità, la creazione e la redenzione, nutrendo sempre il suo animo delle verità del credo. Un Dio in tre persone, Padre, Figlio, Spirito Santo, Dio Figlio fatto uomo per noi, che ha sparso per la nostra salvezza il suo prezioso sangue, quel sangue che per mezzo dei sacramenti è fonte sulle anime. Queste furono le verità per lei, le sole, direi, realtà del mondo. Tutti noi fin da bambini crediamo e professiamo questo, ma tutti sappiamo quanta differenza c'è tra credere e professare la fede, c'è una bella differenza. Tutti in generale crediamo e cercare di penetrare la profondità, la grandezza, la bellezza, di esplorare, di gustare, di vedere queste verità come sapeva fare Santa Caterina, che ne fa davvero la differenza e anche la bellezza di lei. Lei arrivò fino al punto di far scomparire ogni altra cosa dalla sua mente per diventare veramente innamorata soltanto della verità della fede. Mentre le bellezze della fede si svelarono sempre più al suo sguardo, tanto più cresceva in lei l'ardore, il desiderio di possedere nella piena perfezione il dono della fede, che infatti possedette e fu per lei la pietra fondamentale della sua santificazione. Tra le verità che la nostra santa contemplava con tanto amore, la principale era Dio stesso, bellezza sopra ogni bellezza. Egli, cioè Dio, diceva lei, è quello sposo che non muore mai. Egli è somma sapienza, somma potenza, somma clemenza e somma bellezza, intanto che il sole, essendo bello, si meraviglia della bellezza sua. Questo lo dice nella lettera 81. Contemplava l'unità e la trinità di Dio. Dio non è mai il solo Dio uno, ma inevitabilmente anche il Dio trino. Fin dal battesimo la nostra vita è in rapporto con ciascuna delle divine persone. Perciò tutta intera la vita cristiana deve essere la progressiva presa di coscienza di questi ineffabili rapporti che vengono instaurati col battesimo. La devozione alla Santissima Trinità e la costante contemplazione appare evidente in ogni pagina dei suoi scritti. O eterna Trinità, dice, la cui divina natura dà valore al sangue del Figlio tuo.
Tu, divinità eterna, sei quel mare profondo dove quanto più ci si immerge più si trova, e quanto più si trova più si cerca. In quell'abisso l'anima è saziata, non è mai però soddisfatta, e sente sempre più fame e sete di te, verità eterna, come il cielo assetato anche nelle sorgenti dell'acqua viva. Queste erano le sue devote aspirazioni, che si trovano poi nelle sue preghiere, che sono delle vere elevazioni dell'anima, frutto delle sue contemplazioni. In queste preghiere invoca talvolta la Santissima Trinità, altre volte si rivolge all'una o all'altra persona separatamente, distinguendole con precisione, oppure si occupa degli attributi della Santissima Trinità applicandoli ai suoi bisogni spirituali, chiedendo per esempio luce dalla sua luce, sapienza dalla sua sapienza e forza dalla sua forza. Qualche volta contempla sotto l'altro aspetto del mistero, contemplando Dio nella manifestazione del suo amore per l'uomo, come per esempio quando chiama la Santissima Trinità nostra mensa, nostro cibo e nostro servo. Poiché, dice la Santa, tuo Padre sei la mensa sulla quale ci servi l'agnello immacolato, l'unigenito tuo figlio, e questo agnello è il nostro cibo, dolce e delizioso. Mentre lo Spirito Santo si è fatto servo, comunicandoci quella dottrina che illumina il nostro intelletto e attira i nostri cuori. Quando pregava per le persone che chiedevano le sue preghiere, la Santa le raccomandava a tutte e tre le persone divine, con una precisione indescrivibile. Si fermava col suo pensiero e vedeva, per così dire, con una meraviglia e un capo sempre crescenti, la somiglianza che hanno in sé le nostre facoltà razionali con la Santissima Trinità. Questa è la preghiera più suggestiva di tutte le verità, e da questa profonda considerazione che sgorgava dal suo cuore una profonda riverenza nei confronti della dignità dell'anima umana. Padre Eterno, diceva, tu mi hai tratta dal tuo pensiero divino come un fiore, ove sono distinte le tre potenze dell'anima, e in ciascuna di queste potenze hai messo un germe che può fruttificare nel tuo giardino e ridare a te il frutto che ti è dovuto. Tu gli hai dato la memoria affinché ricordi i tuoi benefici, l'intelletto per conoscere la tua volontà e che la tua santificazione, e in ultimo gli hai dato la volontà perché possa amare ciò che l'intelletto percepisce e la memoria ricorda. Nel dialogo esprime queste verità con una precisione anche più grande. Dopo aver detto che la carità increata fosse Dio a creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, prosegue: e tu facesti questo, divinità eterna, desiderando che l'uomo partecipasse alla potenza del Padre, l'intelletto perché partecipasse della sapienza del Figlio, e la volontà perché partecipasse della clemenza dello Spirito Santo. Così passava dal creatore alla creatura e dalla creatura a Dio, che riconosceva come fine ultimo della creatura la sola causa per cui la creatura ha ragione di essere, di esistere. Senza Dio l'uomo è un nulla, perché solo Dio è colui che è, e la creatura in se stessa è nulla. Glielo disse il Signore un giorno: io sono colui che sono, tu sei colei che non è. Da questo forte pensiero scaturiva la fonte della sua umiltà. Caterina, possiamo dire che sviluppa nella scelta del suo cuore l'allegoria dell'uomo fatto come albero d'amore. Allegoria questa interessante, perché la si trova anche in tante altre religioni. Tant'è che nelle lettere e nel dialogo appare spesso questa allegoria, e la caratteristica dell'albero della vita è quella di amare Dio e il prossimo in Dio. In Dio. Amare Dio e il prossimo in Dio. Allora osserva e dice che la prudenza che nasce dalla carità è essenziale in questo. Perché? Perché ha due effetti: dare agli altri ciò che avesse dovuto e a Dio dare tutto. Perché Dio deve essere amato senza misura e senza fini. Bisogna servire Dio per Dio e non servire Dio per se stessi, per proprio tornaconto.
Il prossimo, invece, dice la Santa, deve essere amato con misura e con ordinata carità. Con misura e con ordinata carità. Santa Caterina aveva dunque compreso che il principio, il fine dell'uomo è Dio, ma vide anche che c'è un grande abisso. Una volta questo abisso era attraversato da una buona strada, ma poi rovinato dal peccato di Adamo. Per poter ritornare a Dio, il figlio suo Gesù prese la nostra natura umana e si fece ponte affinché noi potessimo raggiungere il cielo. E poi qui svilupperà, che è tutta di Caterina, la dottrina di Cristo ponte. Santa Caterina viaggiava molto, utilizza il linguaggio dei ponti e degli argini per condurci al Padre passando per Cristo. Conosce il ponte di Avignone, lungo circa 25 arcate, ora ne rimangono soltanto 4, e il corso impetuoso del Rodano. Per tanto tempo ha valicato i ponti sull'Arno, a Firenze, a Pisa, portati via regolarmente dalle piene. I ponti medievali erano spesso coperti da un tetto, qui si trovavano anche alcune botteghe, come sul ponte vecchio oggi a Firenze, e talvolta anche una cappellina. Santa Caterina esprime la mediazione di Cristo attraverso l'immagine di un ponte non fatto da mani d'uomo, capace di resistere a tutte le vie della strada. Un ponte le cui pietre sono cementate col sangue, perciò l'unione della sua divinità con la nostra umanità non sarà mai spezzata. Un ponte coperto, cioè protetto dalla misericordia, un viadotto sul quale ci sono soste per ristorarsi, che sono le botteghe dei sacramenti, in particolare quello dell'Eucaristia. Tutto è predisposto per favorire il percorso del pellegrino affinché esso possa essere nutrito, dissetato e curato. Questo ponte è un autentico capolavoro della grazia. Santa Caterina comprese bene che per ponte bisogna intendere l'incarnazione. L'eccessiva carità di Dio verso le sue creature le fu manifestata con questa visione. La mia carità si rese visibile nella persona del Figlio mio, che l'ha dimostrato a voi spargendo per il vostro riscatto il suo sangue. Ed il suo sangue vi nutre nei sacramenti, ed è il mio vicario che tiene le chiavi di quel sangue per fonderlo su di voi. Voi lo troverete nell'ospizio eretto sul ponte per nutrire i viandanti che devono transitarlo. E qui si fanno sensibili le figure sotto le quali Santa Caterina vive e contemplò i grandi misteri della nostra fede. Quindi il Verbo fatto carne si fa ponte, il suo sangue è prezzo del nostro riscatto, cibo delle nostre anime. I sacramenti cosa sono? Per dei canali, canali per i quali scorre il suo prezioso sangue. La Chiesa, il suo ospizio, e il vicario di Cristo con i sacerdoti tengono le chiavi del tabernacolo, sono i cellari del sangue e aprono le porte per diffondere i tesori delle grazie sulle anime. Bisogna dire che per Santa Caterina il Papa, il dolce Cristo in terra, fa le veci di Cristo sulla terra. Il Papa, quindi, questa altissima divinità, da questa visione viene ogni conseguenza di carattere giuridico pastorale. Il Papa è colui che detiene le chiavi del sangue, è il cellaio, cioè il cantiniere, diremmo oggi. Anche i vescovi hanno questa funzione, ma in totale dipendenza dal Papa. L'autorità del Papa è suprema, e per la mistica di Montebranda non c'è salvezza se non si obbedisce al Papa, che mi chiama particolarmente anche Papa mio dolce. Oltre ad amare particolarmente il Papa, Santa Caterina, come avete capito, ha anche una spiccata devozione per il sangue di Cristo. Per arrivare a dire nel dialogo, noi siamo due creature fatte di te, e io scorgo nel sangue del tuo divino figlio che tu sei veramente innamorato della tua propria creatura. Von Balthasar, noto teologo del secolo scorso, dice che nel dialogo è Dio a parlare, che parla e spiega al suo figlio, e gli spiega il mistero che fu centrale per Caterina e che la affascinò per tutta la vita, il sangue. Perché? Perché è reale, fluido, umano, esce da una ferita del cuore, ma è sangue dell'uomo Dio che l'amore divino trasporta in una corrente infinita. È l'elemento fluido della grazia e della redenzione, aveva fumata sangue. Il sangue ci manifesta la verità che è l'amore di Dio per noi, in sue creature. Il sangue manifesta la reale volontà di Dio di salvarci. Il sangue manifesta la grazia della redenzione.
Dalle sue lettere si potrebbe compilare un manuale di direzione spirituale, il cui filo conduttore sarebbe questo: fedeltà di coscienza basata sull'amor di Dio. Ed è proprio su questo che poggia il loro fondamento la devozione di Santa Caterina verso la Santa Eucaristia. L'Eucaristia, per Caterina da Siena, è l'estensione della creazione, è la chiara visione con la quale, per mezzo della fede, vide Dio Figlio fatto uomo per noi, veramente, realmente e sostanzialmente presente sotto le specie del pane del vino. E questa è la spiegazione di tutte le innumerevoli estasi che avvenivano nella Cappella dei Miracoli, nella Basilica di San Domenico, detta anche Cappella delle Volte. Essendo una creatura così devota dell'incarnazione di Cristo Signore, non poteva naturalmente non sentire vivo amore per Maria Santissima e non sentirsi sua vera figlia. Ricordiamo qui alcune parole che rivolgeva la Madre di Dio, chiamandola Tempio della Santissima Trinità, sorgente della pace, Madre della Misericordia. Santa Caterina contempla Maria come colei che è in tutto obbediente al Padre, chiede a Maria Santissima di avere come sposo il suo figlio Gesù. Quando la nostra Santa scrive, lo fa in nome di Gesù e di Maria Dolce, perché è ricca di grazia e di virtù, e ha un forte potere di intercessione presso Dio. Ma ci sono due punti tutti caratteristici di Santa Caterina nel considerare Maria. Maria è un dono fatto da Dio all'umanità intera. Maria partecipò alla passione di Cristo spiritualmente e corporalmente. Spiritualmente perché era unita alla volontà di Gesù e a quella dell'Eterno Padre. Corporalmente perché il sangue di Gesù era in qualche modo il sangue di Maria, essendo lei la madre che lo aveva generato, e totalmente di Maria. Gesù in tutto era conforme alla volontà del Padre fino in fondo. Maria avrebbe fatto scala col suo corpo, dice la Santa, affinché Gesù salisse sulla croce se ce ne fosse stato bisogno. Chiama ancora Maria il nuovo albero che ci dà il frutto della vita, caro di fuoco, che conserva il fuoco nascosto sotto le ceneri dell'umanità. E poi ancora dice che coloro i quali ricorrono a Maria con rispetto e con amore non diverranno mai in preda del lupo infernale. Bene, la devozione verso la Madre di Dio ebbe sempre il medesimo carattere. Era basata cioè sul fondamento della fede che le ispirava a tutte le altre devozioni, come verso la Santa Chiesa, che per lei era il corpo di Cristo, e Cristo stesso soleva ripetere. Lei soffriva per la sposa di Cristo, perché il suo volto è tutto impallidito, e il suo pontefice, al quale prestava i suoi servizi, e non aveva nemmeno paura di dire «Dolce Cristo in terra, venga a dirti da parte del dolce Cristo in cielo, che devi fare la volontà di Dio e la mia». Parole molto forti, la volontà di Dio e la mia. Ma lei faceva questi servizi al suo pontefice. Le sue preghiere, le sue lacrime, oltre alla curata lettere, lo vedeva in tutti i sacerdoti che lei definiva ministri del sole, angeli terrestri, fiori odoriferi e colonne della Santa Chiesa. Santa Caterina ebbe anche una speciale devozione per i santi, e aveva come ognuno di noi, lei aveva la devozione per San Pietro, perché il pescatore esperto che non esita a gettare le reti sul comando del Salvatore, e vede Pietro avanti negli anni e pregandolo per il suo successore, usa per lui un termine familiare e affettuoso, come lo fa anche per il dolce Paolo, San Paolo, o Paoluccio, o ancora Paolo Ottimo. Ma poi Pietro appunto lo chiama questo vecchiacciuolo di Pietro, che esaurisce in ordine di preghiamo per lo guardiano di questa tua cattedra, questo vecchiacciuolo di Pietro. Oggi direbbe questo vecchiacciuolo di Francesco, probabilmente. Era devotissima nel Santo Padre Domenico, che lo definiva il ritratto fedele del Figlio di Dio, lo vide in estasi più volte, anche qui nella nostra Basilica di San Domenico, singolarmente nella persona del suo Divino Maestro, e lui lo imitava dolcemente in tutto pur di salvare ad ogni costo i peccatori. Amava San Pietro Martire, San Pietro da Verona, che definiva vero cavaliere senza paura, Sant'Agnese da Montepulciano, Santa Maria Maddalena, sua maestra della penitenza. I santi martiri poi le erano familiari. Comprendeva bene infatti cosa significasse il martirio spirituale, perché lo sperimentava continuamente. Aveva una spiccata devozione
per le anime del purgatorio e si dedicava a suffragare le pene di queste anime offrendo preghiere e penitenze per loro. Tutto ciò che ho detto finora è servito semplicemente per delineare in modo sintetico la spiritualità e il misticismo della nostra santa. Senza alcun dubbio, nella contemplazione dei misteri della fede che lei ha penetrato in modo straordinario, fu favorita da una luce particolare. Infatti a certe altezze non ci si può arrivare da soli, ma è necessaria una grazia di rivelazione, mistica e illetterata. Eppure ha lasciato a noi le sue molteplici opere, quelle che lei chiama per esempio il libro, e che oggi è il titolo di Dialogo della Divina Provvidenza, per il quale libro si è meritata il titolo di dottore della Chiesa, la prima donna a diventare dottore della Chiesa, le 26 orazioni, che sono delle vere elevazioni dell'anima, e le 381 lettere che compongono il suo epistolario. Opere queste di dottrina e scienza, sempre attuali, che arricchiscono la Chiesa. Santa Caterina è così maestra di vita cristiana, e il suo stesso apostolato sapienziale che le descrive. Infatti nel dialogo si rivela una mistica che parla con la persona del Padre e apprende da lui come fare a salvare il mondo. Non è Caterina che pone le parole sulla bocca di Dio, ma è Dio Padre che parla. Parla dall'alto della sua maestà e del suo amore, parla in modo soave e potente, ovunque diffonde la propria luce assoluta sul Figlio, sullo Spirito, come sulla Chiesa. Dio, il suo Figlio, parla con tenerezza e lo chiama la mia verità. Nell'amore del Figlio manifesta il primo eterno amore. Il Padre e il Figlio mandano nel mondo il loro eterno comune Santo Spirito ed il dolce fuoco. Nelle lettere, Caterina si rivela come un profeta che applica alle situazioni concrete e alle persone del suo tempo quella stessa dottrina. Nelle orazioni la santa si manifesta come un apostolo che, partendo dalla stessa dottrina, obbedendo a infuocati slanci d'amore, contempla l'infinita bellezza di Dio e rivolge accorate invocazioni per i bisogni della Chiesa di tutta l'umanità. La santità di Caterina è così legata alla sua dottrina, e la sua dottrina è legata alla sua santità. È una dottrina carismatica, infusa dall'alto, cioè, è il suo dono di sapienza che fiorisce da una carità infuocata, allo stesso tempo è un tutt'uno con la sua testimonianza di vita e il suo apostolato. Termino, perché voglio lasciare la parola alle parole altrettanto interessanti del professor Bagnoni, con un invito da parte di Caterina a tutti noi. Caterina direbbe oggi ancora una volta così: la Chiesa ha bisogno e voi avete bisogno. Ella ha bisogno del vostro aiuto umano e voi del suo divino. E sappiate che quanto più le donerete dell'aiuto vostro, più parteciperete alla divina grazia che è il fuoco di Spirito Santo che in essa si contiene. Altro non dico, permanete nella santa e dolce direzione di Dio. Gesù dolce, Gesù amore. Grazie. Ringraziamo Padre Alfredo per queste incisive benedicate e, come Santa Caterina, anch'io non dico più altro e passo la parola al professor Alessandro Bagnoni. È stato storico dell'arte, addetto alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico per conto della Sovrintendenza di Siena, e dal 2001 insegna queste stesse materie al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali all'Università degli Studi di Siena. Ci intratterrà sull'architettura della Basilica di San Domenico e presentazione di un'opera che rappresenta San Tommaso d'Aquino in occasione degli anniversari della sua morte e della sua canonizzazione. Poi seguirà la visita. Allora, stasera si passa da un dottore della Chiesa, o dottoressa della Chiesa, diciamo, ad un altro famosissimo dottore della Chiesa, che era chiamato il Doctor Angelicus, cioè San Tommaso d'Aquino, un personaggio a tutti noto, e che quando eravamo a scuola faceva un po' paura, perché affrontare un
discorsi sulla filosofia, sulla scolastica, non era certo un argomento facile. Non parlerò di tutto questo, non ne sarei capace. Invece faccio qualche considerazione su una scultura e su un atto che avviene spesso, avviene nelle case e avviene anche nei musei, cioè il ritrovamento fortuito nella cantina della Biblioteca Nazionale di una scultura che giaceva lì da tempo, abbandonata, sulla quale non ho trovato nessun documento che ne attestasse la provenienza. Ma la provenienza, come si vedrà dalle immagini, è dichiarata dalle testimonianze figurative che sono ancora nella chiesa e anche altrove. Una piccola premessa: nessuno di noi purtroppo ha visto la chiesa di San Domenico in questa situazione. Questo era l'aspetto della chiesa prima che un intervento di restauro, cosiddetto di restauro di ripristino, di ricerca di un'impossibile fase originale della chiesa, che era stato intrapreso prima della seconda guerra mondiale e portato a termine negli anni 50, desse una nuova configurazione, in effetti anche stravolgendo questo aspetto storico che si era assestato dal 500. Questa era la chiesa di un tempo, questa è una ripresa scattata, si direbbe. No, si direbbe sicuramente durante i cantieri di lavoro, e questa è una ripresa un po' forte perché fa vedere come questa chiesa così importante, basterebbe ricordare le parole che sono state dette da Rita Padre, chi ha ospitato, quali opere importanti, quanta devozione ci fosse stata, e qui è un magazzino, è un disastro, come una chiesa passata sotto un alluvione. Si sta appunto smontando tutto, sono stati distrutti diversi altari di stucco, sono stati spostati addirittura gli altari di marmo per consentire la pittura delle monofore. E proprio in primo piano, è interessante per questo discorso, è stata recuperata in quest'opera di ricerca distruttiva il vecchio altare dedicato a San Tommaso d'Aquino. Ma perché parto da qui? Perché è questo momento di distruzione, di scozzamento di un mazzo di carte, che butta all'aria una situazione storica, che è stato recuperato, per esempio, questo frammento. È un frammento qui fotografato quando era ancora un altro nel chiostro della Pinacoteca Nazionale. Anche su quest'opera non c'è nulla. Chi come me ha cominciato gli studi guardando anche la scultura senese del 300, aveva individuato in questo frammento un Cristo, un Redentore, come si dice, che è certamente il residuo di un altare che stava in San Domenico, e anche di questo non c'è testimonianza scritta, ma fortunatamente c'è la testimonianza di un vecchio custode della Pinacoteca che mi disse che quest'opera fu portata in Pinacoteca al momento del restauro della chiesa. E io credo che insieme a questo sia arrivato anche il santo che stasera ci interessa, se va avanti, no? Questo. Ecco, questo era il San Tommaso d'Aquino, così come si trovava nella cantina della Pinacoteca Nazionale di Siena. Una figura malandata, sgradevole da vedere, perché si vede bene che è mancante di alcune parti. Qui gli italiani hanno banchettato per secoli, distruggendo la superficie del legno e anche la pittura. La foto a colori non ce la fa vedere, ma vi ricordo che questa scultura era dipinta in verde, cioè era una scultura di linea che in tempi molto più recenti rispetto all'esecuzione era stata dipinta in verde perché simulasse una scultura di bronzo, cioè perché sembrasse qualcosa di veramente importante. E lo si vede appena nel libro che questo santo mostra a tutti, si legge un'iscrizione che apparentemente si penserebbe fosse una citazione da San Tommaso, in realtà è una massima di valore etico e religioso comune che pare sia, come dire, comparsa negli scritti dei padri, in
tempi molto recenti. Anche questo è un segnale che chi ha messo le mani su quest'opera, ridifingendola, non ha colto anche la caratteristica e forse la vera iconografia del santo, perché non ha messo appunto un passo che indicasse una delle tante opere teologiche del santo. A questo punto, recuperata questa scultura, l'unica cosa da fare era togliere questa ridimentura ormai anche inconsistente in verde e ridurre purtroppo questa scultura all'aspetto privo di qualsiasi definizione cromatica, cioè al solo verde. È come se vedessimo quest'opera nella bottega dello scultore mentre era in taglia e prima che la passi ad un pittore che avrebbe dovuto provvedere a dare l'aspetto naturalistico a un'opera come questa. Accanto alla scultura ho messo la copertina di una mostra che fu molto famosa al tempo, nel 1987, in cui fu presentata sia questa scultura del San Tommaso che una serie di opere di scultura in legno che mostravano appunto le caratteristiche di questo tipo di arte, cioè di rappresentazione che doveva avere per forza di cose un aspetto carezzevole e naturalistico, cosa che non ha più appunto il nostro San Tommaso d'Aquino, che però, nonostante questa perdita della sua attitudine naturalistica, si può ancora confrontare con delle sculture molto importanti che stanno nel Duomo di Siena, anzi nel Museo dell'Opera di Siena, come questa testa, che è il frammento di un angelo annunciante che stava appunto su una delle porte del Duomo di Siena e ora è esposto appunto nel Museo dell'Opera. Ecco. Ovviamente l'angelo ha un carattere più elaborato, più classico e anche più curato, basterebbe guardare la figliatura, ma i tratti essenziali nel definire questi volumi tondi, nell'incidere anche i capelli, sono molto simili. Ed è molto simile anche il senso del pathos, cioè questa bocca aperta che esprime un sentimento. Dunque anche il nostro San Tommaso è da legare a quella produzione molto importante del cantiere artistico più importante al tempo, ora arriverò a dire anche quale tempo, cioè quello del Duomo di Siena, dove appunto agli inizi del 300 un gruppo di maestri selezionati stava completando la decorazione della facciata e anche di altre parti dell'esterno. Ecco, un confronto come questo ci dimostra che siamo nello stesso ordine di idee, quantomeno, se non di fronte a due opere di uno stesso scultore. Nel caso dell'angelo scolpisce il marmo, nel caso del San Tommaso intaglia il più, come dire, facile legno. Tutte e due mancano della finisura pittorica, che purtroppo si è resa immediatamente perdusa. Questo è ancora un confronto un po' più difficile, me ne rendo conto, perché ci mette accanto il San Tommaso nella sua frontalità iconica e invece l'Annunciata, che fa gruppo con l'angelo frammentario che abbiamo visto prima, ma se si guarda il modo di comporre, il modo di scolpire i piedi, di impostare appunto i piedi in basso, ci si rende conto che siamo di fronte a prodotti artistici molto simili. Anche un altro confronto è possibile. Questa è una scultura gigantesca, purtroppo non molto nota, fu presentata anche questa alla mostra nel 1987, ma era nel completo di clausura delle Carolcine, quindi un po' che l'hanno vista. Oggi ancora attende di essere esposta insieme al patrimonio che è eccezionale, il patrimonio artistico è eccezionale della comunità delle Cappuccine e ne è appunto chiusa da qualche anno. Ecco, questa immagine la mostro per far capire l'aspetto, diciamo, attraente, carezzevole che doveva avere anche la scultura del San Tommaso, perché qui siamo di fronte al capolavoro assoluto di Jacopo della Quercia, che intaglia queste due figure, qui sono riprese nella sede della mostra dell'87, ma le due figure stanno nella collegiata di San Gimignano.
e anche questo è un gruppo scultore molto importante che ci dice del rapporto paritetico fra lo scultore, l'arco della quercia, che ha reso queste energetiche, vitalistiche figure, e il pittore Martino di Bartolomeo, che gli ha dato, diciamo, la pelle naturalistica, cosa, lo ripeto, ahimè, che ha perso il nostro San Tommaso. Però va detto, magari prima di arrivare a questa, che San Tommaso è una scultura importante, perché i confronti che ho fatto finora con le sculture del Duomo ci indirizzano verso gli inizi del 300, e dunque siamo legati ad avvicinare l'esecuzione del San Tommaso alla data di canonizzazione. Di solito si pensa che la data di canonizzazione di un santo sia il punto oltre il quale parte la necessità di raffigurare il santo. In realtà non è sempre così, basterebbe pensare oggi al caso di Padre Pio, che è stato cominciato a raffigurare dappertutto e anche nelle chiese ancora prima della sanzione ufficiale della canonizzazione. Anche per San Tommaso d'Aquino deve essere successo qualcosa del genere, anche perché bisogna ricordare che il processo di canonizzazione di questo importante personaggio dell'ordine, molto amato anche dai vertici della Chiesa, che hanno sempre tenuto caro questa figura, basterebbe ricordare il ruolo che ha San Tommaso nella definizione dell'ufficio della festa del Corpus Domini, no? Oltre a tutte le sue scritture teologiche. Ecco, anche in questo caso, dico, il culto e quindi il permesso per raffigurare il santo poteva essere anche precedente la data fatidica del 1323, quando arriva appunto la canonizzazione ufficiale. Il processo di canonizzazione del resto comincia nel 1319, già quella è un motivo che permette anche l'inizio del culto. Dunque siamo all'inizio o al più tardi del 1323 che si, diciamo, produce, che un artista senese scolpisce quest'opera, ma bisogna ricordare, ecco, è il caso di arrivare a Simone Martini, che in questo bellissimo polittico di Simone Martini, che stava nell'importante chiesa domenicana di Santa Caterina a Pisa, per la prima volta su una pala d'altare è raffigurato già San Tommaso d'Aquino. Qui lo vediamo un piccolo, faccio scorrere le immagini delle parti più importanti del polittico, al solito si compone una rosa di santi che sceglie appunto fra alcuni evangelisti o apostoli, il Battista, sempre vicino alla Madonna. In questo caso, ed è un fatto abbastanza curioso, in cui anche evidentemente un ruolo di domenicani che appunto curavano la chiesa di Santa Caterina, ci sono due santi domenicani in posizione centrale. Questa è una costruzione quasi impossibile, quasi da non credere, e ancora non sono del tutto convinto, perché nella raffigurazione dei santi c'è sempre un rispetto della gerarchia, quindi accanto alla Madonna devono stare gli evangelisti o San Giovanni, San Giovanni Battista, poi le sante più antiche, cioè quelle che non si regoli. Qui si vede che ci sono appunto Santa Maria Maddalena sulla sinistra e Santa Caterina d'Alessandria, che è formato la titolare della chiesa, e i due domenicani stanno al centro. Ed è una cosa un po' curiosa, ma non è il caso di fare altre discussioni su questa ricomposizione. Quello che ci interessa invece è guardare la predella, dove appunto la figura di San Tommaso d'Aquino spicca in questa posizione che si sarà già capito, quindi ripete o anticipa, questo è un problema da risolvere, è la raffigurazione, cioè il modo di presentazione della scultura che stasera ci interessa. Ed è qui che si configura appunto l'iconografia più antica di questo santo domenicano, rappresentato, come si sa dai documenti, con una faccia abbastanza carnosa, anzi ci ricordano
le fonti che Tommaso era preso in giro per essere un po' in carne e lo difendeva il suo maestro Sant'Alberto Magno. Ma Tommaso da allora è sempre stato raffigurato come una persona in carne, diciamo così, ma quello che qui interessa è che è presentato con il libro che diventa il suo archiuso, un libro particolare, aperto, squadernato, perché tutti possono lo leggere, e dove si può leggere, qui le lettere sono un po' consumate, ma si vedono bene da vicino, versetto importante che di solito, soprattutto nelle storie dell'arte, si considera l'inizio, l'incipit della Summa. Il versetto recita: Veritatem veritabitur utum verum, et laudia mea vestabunt in più. Il che ci dice subito che non è un versetto scaturito dalla mente di Tommaso, ma è un versetto che Tommaso riprende dal libro dei Proverbi, lo fa proprio e lo mette ad esempio a inizio di un capitolo in cui parla appunto della sapienza. Questo versetto ricorrerà molto spesso nell'iconografia di San Tommaso. Ecco, questo è il confronto cruciale che propongo stasera tra la piccola figura della predella, che potevano vedere solo i sacerdoti, probabilmente perché il politico stava sull'altare maggiore della Chiesa e la figura è piccola, mentre invece la scultura, che appunto io penso venga da San Domenico, doveva essere ben visibile, magari su un altare, sicuramente, anzi, su un altare dedicato al santo, che è quello dove temporaneamente è stata riproposta, come vedremo. Ecco, il confronto tra queste due figure ci dice che sono strettamente legate, in un rapporto che è stretto, sia, diciamo, per una cronologia, essendo tutte e due vicine alla data della canonizzazione, e perché l'una evidentemente dipende dall'altra. Non ricordo se l'ho detto, il politico di Simone Martini è documentato al 1320, dunque tre anni prima della canonizzazione ufficiale. Era consentito ai domenicani di Pisa, che erano tra l'altro una delle comunità domenicane più importanti al tempo, a Pisa c'era davvero un dominio dei domenicani, non solo c'era questo grande convento, ma c'era anche un importante arcivescovo domenicano, fiorentino, Saltarelli, che ha tenuto le redini della diocesi per lungo tempo. Ancora a Pisa, e questo veramente in occasione della canonizzazione, per come dire, festeggiare l'elevazione di San Tommaso agli altari, ecco che viene composta, viene dipinta questa grande barra d'altare che di solito si definisce come il trionfo di San Tommaso. In effetti è davvero una celebrazione della dottrina, della sapienza di San Tommaso, che è raffigurato in trono, anche qui con il libro stesso libro aperto e altri libri disposti a ventaglio sulle ginocchia. Su questa si potrebbe fare una chiacchierata molto lunga, ma qui dico soltanto che San Tommaso è il centro della grande composizione e è chiaramente la figura che è ispirata dalla divinità, appunto dal Cristo Redentore, rappresentante della divinità, ispirata dagli evangelisti che sono qui ai lati, e da Mosè e da San Paolo. Dunque, vuol dire, ha sopra di sé come fonte ispiratrice della dottrina il Vecchio e il Nuovo Testamento. Non solo, Tommaso è un uomo di cultura vasta e classica, oggi si direbbe, è anche ispirato dai due più importanti filosofi del mondo greco, Platone e Aristotele. Qui non si vede, ma andando a vedere ora l'opera in restauro, si spera che torni bella, visibile, magari sistemata in una posizione migliore di quella che ha avuto finora. Ecco, i due profeti, come dire, dai libri dei due profeti, dei due filosofi dell'antichità greca, partono dei raggi
che vanno a ispirare Tommaso. In basso invece, diciamo, una moltitudine di allievi, anche di personaggi illustri del mondo, del tempo, e qui questa figura sdraiata è Averlo è, cioè il grande filosofo del mondo arabo che è, diciamo, sconfitto nella discussione teologica dalle nuove tesi di Tommaso. Ecco, qui vediamo ancora Tommaso visto da vicino, ecco, si vedono bene i raggi, si vede bene ancora l'iscrizione proprio dipinta sul libro di Tommaso, e si vede ancora il forte rapporto che questa scultura ha con il San Tommaso della predella del 1320 e il San Tommaso della scultura che stasera ci interessa. Questa definizione iconografica, dunque molto antica, aderente al momento della discussione e della canonizzazione, fa subito scuola, perché per esempio anche in quest'altro polittico, che è un'opera dei fratelli Merli, cognato di Simone Martini, e stava nel Duomo di Pisa, quindi anche questo è un luogo eminente, ecco, presenta per la prima volta in una posizione di rilievo, non più nella predella, ma fra i santi di prima categoria, possiamo dire, accanto a un Santo Stefano, a un San Paolo, a San Giovanni, ancora la figura di San Tommaso, ancora si ripete la soluzione che ci mostra appunto la nostra scultura. L'ho già detto, ma ripetuto, questa così al centro della chiesa di San Domenico a Siena, che è diventata condizionante per chiunque da allora dovesse raffigurare San Tommaso. Mi scuso per la fotografia che poca cosa, ma anche gli affreschi sono mal conservati, stavano qui in un lato del chiostro, sono stati strappati negli anni 70 e ora sono esposti in una cappella del transetto destro. Qui siamo di fronte a un'opera di Bartolomeo Bulgarini, che è un pittore molto importante, che lavora dagli anni 30 agli anni 70 del 300, e anche lui, dovendo fare San Tommaso, evidentemente si ispira alla scultura. Ovviamente il Polittico di Pisa era conosciuto, ma non poteva essere la fonte per i Bulgarini, era la scultura la fonte per i Bulgarini. Bartolo di Fredi, altro pittore più importante della seconda metà del 300, un pittore molto prolifico, fin troppo, ci sono rimaste anche troppe opere di Bartolo di Fredi rispetto alle tante percluse dei grandi maestri, però anche di lui si conserva questa figura di San Tommaso che sta nell'antica cappella dei Nove, nel palazzo comunale di Siena. Qui siamo negli anni 60 del 300, mentre con Bulgarini eravamo sulla metà. Questa figurazione che, diciamo, illustra in storia il fondo dell'altare di San Tommaso, ha ancora una figura di San Tommaso che dipende dalla nostra scultura e raffigura invece in maniera storica un evento fondamentale della carriera del Santo di Aquino. È stato a lungo insegnante a Parigi, a Colonia, a Napoli e altrove, ed è qui appunto San Tommaso in cattedra mentre un gruppo di allievi stanno sentendo la sua lezione. Si salta nel 400 e anche questo polittico ha un suo rilievo per far capire la grande fortuna di questa soluzione iconografica così antica. Quest'opera non è più a Siena purtroppo, ma stava sull'altare della famiglia Guelfi, qui nella chiesa di San Domenico, e oggi è nella Galleria degli Uffizi. È firmato da Giovanni di Paolo e datato 1445. Si noterà subito che anche qui ci sono due santi domenicani, sulla sinistra San Domenico e sulla destra il nostro San Tommaso, che è la traduzione in pittura della soluzione scultorea che abbiamo visto. La tradizione appunto impostata su questo precedente e che si può applicare anche a una storia fa sì che Giovanni di Paolo, in una piccola predella che oggi sta in America, ancora possa raffigurare San Tommaso così, con questa
presenza frontale, iconica, ferma, e con i libri, diciamo, fra le mani. Ecco dunque che nel giro di 100 anni si vede come queste prime raffigurazioni, dunque il San Tommaso del politico di Pisa, il San Tommaso di questo nostro scultore senese del primo 300, diventano, come dire, i prototipi per una serie di opere che, come dire, dipendono direttamente. Allora ho fatto questo raggruppamento di foto per costruire quello che si dice un albero delle derivazioni. Quindi Simone Martini, lo scultore senese, Lippo e Federico Verdi, Bartolomeo Bolgarini, Bartolo Di Freddi, Giovanni di Paola. Si arriva almeno al 1445. Nella reazione più complessa di una storia, di un'allegoria, ancora un'idea, un'invenzione straordinaria, anche perché un'immagine come questo San Tommaso in cattedra non aveva precedenti iconografici, e dunque un'invenzione che scaturisce dalla bottega di Simone Martini e dei cognati di questi dei governi. Il San Tommaso in cattedra sempre rappresenta il santo in piedi, frontale. Paolo di Giovanni Feri, che fa appunto la scena sull'altare che ora vedremo, è ancora la stessa scena del San Tommaso in cattedra in questa piccola pietra di Giovanni di Paolo. Ma che succede altrove? Dunque c'è un rapporto Pisa, Simone Martini, San Domenico, Siena, questo scultore senese. Ma per esempio, guardiamo in un altro grande centro importante delle comunità domenicane, cioè questo grande cappellone cosiddetto degli Spagnoli, nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, dove un pittore fiorentino, Andrea Bonemusi, siamo negli anni 70 del 300, raffigura San Tommaso in cattedra frontale. Qui evidentemente l'ispirazione è presa dalla tavola di Santa Caterina a Pisa. E dunque l'iconografia consolidata dai senesi, diciamo così, vedremo poi la soluzione, si espande anche a Firenze, si espande anche appunto tra i pittori fiorentini. Ancora vediamo la nostra fara della glorificazione di San Tommaso, che è copiata e aggiornata in un dipinto di Benozzo Gozzoli che stava nel Duomo di Pisa, siamo nel 1471, purtroppo anche quest'opera ha preso la via di destra perché ce l'ha trovata Napoleone e non c'è stato, è esposta nella Grande Galleria del Duomo. Dunque, davvero la filiazione da queste reazioni antiche senesi dura a lungo e si estende, questo abbiamo messo prima magari, anche nelle opere di un altro personaggio famosissimo proprio della famiglia domenicana, cioè Beato Angelico, il grande pittore che illustra tutto il convento di San Marco a Firenze, ma anche tante altre cappelle da Roma a Orvieto e in tante altre chiese. E anche lui, dovendo raffigurare San Domenico, non importa nemmeno dirlo, a questo punto si è imparato a riconoscere questa figura come una derivazione diretta dai precedenti senesi, sia in questa lunetta che sta appunto davanti al chiostro di Sant'Antonino, nel convento di San Marco, sia in questa figura dove il San Tommaso è accanto alla Madonna, è sempre in parallelo al fondatore. Si può dire dunque che questa iconografia stabilita a Siena sia la vera effigie di San Tommaso. Vera effigie non vuol dire un ritratto nel senso moderno, però vuol dire la raffigurazione vera che in qualche modo tramandava i caratteri più antichi, più vicini al momento di vita di questi personaggi. Nel caso qui di Santa Caterina, è indispensabile ricordarlo, si sa che questa immagine è stata dipinta da Andrea Valli, non certo con intenti ritrattistici nel senso moderno, ma certamente conservando qualcosa della figura reale della santa, perché Andrea Valli è un pittore contemporaneo che ha conosciuto Santa Caterina. Dunque
come si parla di vera Spiritus per questa immagine di Santa Caterina, si dovrà parlare anche di vera Spiritus di San Tommaso, riferendosi alla predella di Simone Martini di 1320 e alla scultura dello scultore anonimo, sempre potremmo chiamarlo il maestro del San Tommaso d'Aquino a questo punto, così ci danno un nome tradizionale quando il direttore della Filmoteca se lo riprenderà per l'esposizione del museo. Con questa digressione, ma non importa, e praticamente il discorso è concluso. C'è però un epilogo. Se questa iconografia è così importante e si espande tra Siena, Pisa, Firenze e anche altrove, è una ricerca che tengo nel cassetto da anni e che ho ripreso ora per questa occasione, ma sono convinto che cercando ancora se ne trovano altri di San Tommaso che dipendono dai due prototipi, diciamo così. C'è anche una linea divergente, però, e quindi va brevemente mostrata. Nei restauri recenti fatti nella chiesa di San Maria Novella a Firenze, togliendo le grandi pale d'altare cinquecentesche, hanno recuperato una serie di frammenti di affresco molto importanti, fra cui anche questo che ci presenta il San Tommaso. Quindi forse siamo probabilmente in tempi molto antichi, vicini alla data della canonizzazione, forse c'è qualcosa, un riferimento alla pala di Pisa, ma non alla scultura che stasera ci interessa. Come, diciamo, del tutto estranea alla raffigurazione iconica, frontale, direi anche maestosa, rappresentativa del nostro San Tommaso, è questo San Tommaso che è stato recuperato sempre sotto gli sciacchi della chiesa di San Domenico. Una figura molto importante, però questo pittore immagina il santo in maniera diversa, non fosse altro per la posa della figura e anche per il fatto che mostra il viso al di fuori di se stesso, mentre con un senso, anche un sentimento più, come dire, più vero, più di cuore, direi, i senesi hanno fatto San Tommaso come il viso che praticamente sta sul cuore, e anche questo avrà certamente un significato. Dunque, per concludere, chi è l'inventore di questa iconografia? È lo scultore del nostro San Tommaso o Simone Martini? Ecco, l'unica data certa, quella del politico di Simone Martini nel 320, farebbe propendere per la soluzione di Simone Martini. E anche un'altra considerazione ci porta a pensare che Simone Martini davvero sia l'inventore di questa soluzione iconografica per il San Tommaso alla senese, diciamo così. No? Perché bisogna ricordare che Simone Martini non ha solo al suo attivo dunque la predella del 1320, ma è anche un grande pittore che ha inventato altre iconografie. Le faccio vedere il Due Sole e finisco. L'iconografia del San Francesco che, come dire, si mostra diciamo con tutte le sue stimmate, no? E mostrando la mano di palmo appunto piagata dalla stimmata, mostrando anche l'altra mano e aprendo appunto l'insaio per mostrare la ferita del costato. Questa è la prima raffigurazione in cui San Francesco si mostra così. Ed è un'impressione che Simone Martini è questo un particolare dagli affreschi che decorano la cappella di San Martino Vescovo nella basilica inferiore d'Assisi, e siamo nel 1317, dunque in tempi molto veloci, cioè nel pieno della carriera artistica di Simone Martini, che sarà quel grande artista che passerà appunto da quel capolavoro iniziale della maestà che sta nel nostro palazzo comunale in Siena, 1315, a questi affreschi straordinari che gli sono commissionati dal cardinale Gentile di Partino, che era un po', diciamo, l'amministratore della sede romana del papato, a poi diventare il grande artista della corte papale alla Avignone. Finisco davvero ricordando che Simone Martini era anche l'inventore di un'altra iconografia essenziale per la storia di Siena, cioè quella di Sant'Anselmo. Lui che stabilisce il San Francesco.
Santa, quindi sulla sinistra, che ha come simbolo distintivo l'avanzata di sera. Più tardi arriverà anche il Sant'Anselmo che battezza senesi, ma quando la figura è isolata, quando è iconica, il Sant'Anselmo, dai tempi dell'Annunciazione, Simone Martini e Filippo Menni, sono due scrittori che firmano questa grande palla d'altare, si rappresenta così, giovane, con questo vestito lungo, quasi un sacco, la frate e la bandiera anche nera. È un peccato che anche quest'opera ce l'ha derubata in Granduca e pensare che era sicuramente più bello che ci poteva stare nella cattedrale Senese. Grazie.